Questo programma è offerto da Ne ho voluti 5 per parlare di moda, divertimento, tecnologia, mondo animale e comicità. Partiamo con una nuova settimana, sempre qui su Tre Regioni, sempre con l'appuntamento quotidiano Casa Serena. Bentrovati a tutti gli amici che ci seguono naturalmente al canale 14, ma anche agli amici che ci seguono su Facebook, alla pagina Tre Regioni Official. Come sempre vi ricordo anche per questa nuova settimana l'opportunità di scriverci, l'opportunità poi di vedere i vostri commenti, i vostri saluti direttamente sul vostro teleschermo, perché la nostra regia, il nostro Nicola, li invierà immediatamente. È immancabile come ogni lunedì la nostra bellissima Carmen. Buongiorno a tutti, anche io ho appena finito di condividere sul mio cellulare la diretta e quindi insomma saluto tutti, felicissima di essere qui, non vedo l'ora, proprio io toglierei gli altri giorni della settimana per stare qui lunedì, di lunedì in lunedì con Serena. Ascolta amore, io ti devo ringraziare perché questo meraviglioso vestito che vedete, questo giallo splendido splendente, lo ha regalato a me la nostra Carmen a Natale. Sì, allora ti ho fatto questo regalo, sei bruna, quindi ho pensato a questo colore solare che ti donasse e quindi insomma complimenti perché stai benissimo. Grazie. Oggi io voglio un commento anche a questo punto, Carmen. Sì, tu sei stupenda con, e naturalmente sempre moderna. Dicevo, chissà. Voglio un commento da Giulio, lo vero? Ecco. Giulio, che oggi compie 40 anni, allora auguri! E allora, tanti auguri Giulio! Sì, proprio in apertura abbiamo gli auguri per Giulio Lovero, i miei 40 anni, davvero io sono molto emozionata, devo confidarti che questa mattina abbiamo tagliato la torta insieme e sono stata da lui, e davvero Giulio io ti auguro... Senti la musichetta? Sì, sentiamo... Noi siamo una grande famiglia, per cui dobbiamo anche condividere questi traguardi così importanti. Sì, auguri! Auguri Giulio, e stavo dicendo, insomma, ti auguro ancora un futuro professionale costellato di tanti successi perché te lo meriti. Non a caso i successi arrivano perché sei una persona che fa questo lavoro con passione, ha proprio sposato il suo lavoro e noi siamo una coppia professionale fantastica. Tu hai detto sposare?
Sì. E quando parliamo di matrimoni non possiamo che parlare dello smeraldo, e abbiamo Mauro Di Gennaro. Ciao Mauro. Ciao, buongiorno Serena, buongiorno Carmen, grazie buongiorno. Di avermi invitato in questa meravigliosa puntata. Famiglia, sì. Ciao Mauro, come va prima di tutto? Benissimo, benissimo, grazie. Come abbiamo trascorso la nostra quarantena? Insomma, a casa ovviamente, a cucinare, a perdere diciamo il nostro tempo anche a fare delle nuove cose. Io per esempio ho ritrovato la passione alla pittura, quindi ho fatto anche quadri, che serve tantissimo anche per la cucina, quindi mi diletto anche alle decorazioni della cucina, dei piatti, e mi diverto così anche con lo chef. Tutto si concatena. Sì, tutto, perché tutto abbiamo detto in varie puntate che appunto la cucina è un'arte. Sì. Abbiamo parlato l'altra volta della pasticceria come un'arte, quindi è ovvio che ci sta. Sì, anche nella cucina l'occhio vuole anche la sua parte. Caro Mauro, cosa ci prepari quest'oggi? Oggi facciamo un piatto molto fresco estivo, quindi facciamo una tartare di tonno alla pesca con maionese di avocado. Allora, per la tartare di cosa abbiamo bisogno? Nel frattempo gli amici a casa possono prendere appunti, racconta. Allora, abbiamo bisogno del tonno, che in questo caso è marinato, del sale, pepe, fiori edoli, sakura, del crumble di pane, favetta fresca, delle grigliette come decorazione, dopo le vediamo, del gel di pomodoro, appunto la maionese di avocado, dell'olio. Avocado è caduto, capito? Sì. Ho fatto la battuta. E del dressing alla pesca. Allora, caro Mauro, come si comincia? Facile, difficile? No, è abbastanza facile, basta avere delle piccole accortezze e possiamo fare tutto in casa. Ok, cominciamo. Ok, iniziamo col tonno. Questo tonno... Una bella pezzata hai portato, eh? Come, scusami? Un bel pezzo. Sì, sì, un bel pezzo di tonno, in questo caso marinato. Abbiamo marinato con una marinatura a secco, quindi con lo zucchero e sale. Quindi diciamo che sono le proporzioni di 1,380 kg di zucchero, 900 grammi di zucchero, 1,380 kg di sale, no scusami, 1,380 kg di zucchero, 900 grammi di sale e le nostre erbe, che possiamo usare anche del limone, dell'arancio, anice stellato, tutte le spezie che vogliamo, che più ci piacciono. Va bene. Quindi iniziamo con la tartare, quindi un taglio non troppo piccolo né troppo grande. Non ho ancora trovato la ricetta che non mi piaccia. Non l'ho ancora trovata questa ricetta. Guarda, neanche io, Carmen. Ma dobbiamo fare tutto, giusto? Facciamo per una porzione in questo caso. Ok. Una porzione, tutto questo? No, no, questa era per quattro, però... Ah, ok. Super abbondante sarebbe stato. Sì, dipende, sì. Dipende. Per noi due... Aggiungi. Dalla nostra marinatura ovviamente usiamo il 20% della marinatura, quindi ovviamente mettendola sotto vuoto, marinare per circa 18 ore e con l'accortezza di andare a girare il nostro tonno per avere una marinatura più omogenea e più bella, diciamo. Tu nel frattempo stai formando come dei cubettini molto piccoli. Ok. Quindi basta così. E questa è anche la cosa che mi affascina tanto, perché si vede il tocco professionale. Cioè io l'avrei sfilacciato tutto quel tonno. Invece lui, hai visto come li ha fatti, sì, bene questi dadini? Sì, sì. Sì, il da tonno è molto fresco. Da quanto tempo ti cimenti? Da quando fai parte di questa famiglia, quella dello smeraldo? Raccontaci. Lavoro allo smeraldo da circa 5 anni. Sono 5 anni che faccio parte di questa meravigliosa famiglia. È veramente un piacere lavorare con gli chef, col dottore, il dottor Luciano, che veramente sono delle brave persone. E prima? Diciamo che ho girato un po' l'Italia facendo le stagioni estive, ristoranti, anche in montagna. Ho fatto un bel po' di esperienza per appunto raggruppare più tecniche possibili per fare dei piatti più belli. Ma tu di dove sei, Mauro? Sono di Canosa. Ah, ok. Quindi hai precettato tutte le informazioni necessarie per poi portarle nella tua, sì, terra. Sì, questo serve molto proprio per l'esperienza,
ovviamente si parte comunque sempre dal basso, facendo esperienza e acquisendo più tecniche possibili. Che fai? Allora, adesso andiamo a condire il nostro tonno. Ci mettiamo un pizzico di sale perché la marinatura non è troppo aggressiva, quindi va bene aggiungere un po' di sale, un pizzico di pepe, un filo d'olio, okay. Così andiamo a rendere anche più, a dare lucentezza al nostro tonno. Ma voi questo lo concepite come un entrée, come un... Questo è un antipasto. Un antipasto. Un antipasto. Serena, mi permetti di salutare anche l'executive chef Giuseppe Spadavecchia, che è qui dietro le quinte, guarda col sorriso, perché noi abbiamo parlato di questa grande famiglia e quindi è stato ospite da noi, ma poi si preoccupa di tutto il coordinamento, no? Di quando c'è la segnalazione dello chef, della ricetta, quindi grazie. Grazie naturalmente al nostro chef e anche grazie a Sabino, poi a Vincenzo. Sacinto, Mauro, i tuoi piatti sono delle opere d'arte, dice. Grazie, grazie Vincenzo, grazie. E poi lo vedremo tra poco, Brigida. La mia ragazza. Amore mio. Come amore Ciao. Mio? Ha scritto amore mio. Oltre ad essere un grande... scusa regia, torna indietro un attimino, poi torniamo. Rino Loreto, Serena e Carmen, belle come sempre, grazie. Rino, troppo gentile. Ma Brigida scriveva amore mio, quindi... Amore mio. Ha scritto, io l'ho letto velocemente, ha scritto che è un grande uomo ed è orgogliosa di te. Ah, grazie, grazie, anche io. Ora ci racconti. Poi Leo Mazzone, buongiorno a tutta la famiglia di Casa Serena, un abbraccio al grande Mauro. Anna, grazie, Leone, grazie. Bravo Mauro, molto spigliato. Perché ridi? Ascolta Mauro, ci racconti quindi di Brigida, del vostro... Il nostro amore è nato tanti anni fa, circa 12 anni fa. Ci siamo conosciuti e è scoppiato l'amore. Siamo insieme da ben 12 anni. Colpo di fulmine? Sì, aspettando ovviamente il nostro matrimonio. Allo smeraldo. Allo smeraldo, beh, certo. E poi ancora Maria, grande il nostro Mauro Di Gennaro. Ma quanti messaggi! Grazie, grazie. Nel frattempo tu che fai? Allora, una volta condito il nostro tonno, lo andiamo a disporre nel nostro piatto. Con l'aiuto del coppapasta andremo a mettere lateralmente il tonno da creare, diciamo, una corona abbastanza alta. Quindi partiamo dai bordi, ci aiutiamo con le mani, che le mani sono l'attrezzo migliore che possiamo avere. Ciao Elvira Nitti, che dice buongiorno. Buongiorno. Manca Francesco Maria Marrese. Francesco Maria, fatti sentire. Ovviamente saluto tutto lo staff dello Smeraldo, in particolare la cucina, quindi lo chef Beppe Spadavecchia, Vincenzo Saccinto, Giuseppe Germinario, Ruggero Vitanostra e Cosimo Destena. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se qualcuno non fosse stato nominato può scriverci, eh. Cosa hai fatto tu di bello questo weekend, Carmen? Che cosa ho fatto? Oddio, le solite cose, però ti ricordi quando ti dicevo che durante la quarantena mi era mancato il pranzo a casa con i miei genitori, che era ovviamente una routine della domenica? Ecco, stiamo riprendendo pian piano le abitudini familiari, quindi siamo stati tutti insieme. Devo dire, è sempre molto bello e emozionante, perché poi ho tanti nipoti e quindi ci divertiamo. Davvero sono contenta per questo. La domenica a casa di mamma e saluto papà. Saluto tutta la tua famiglia. Grazie. Caro chef, tu invece cosa hai fatto? Allora, abbiamo fatto questa corona al bordo del nostro coppapasta. Mi raccomando, mettete un po' di olio nel coppapasta, così quando andremo a togliere non ci crollerà tutto. Caro Mauro, non so se questa persona tu la conosci, Pasquale Di Gennaro. È mio fratello. Ah, immaginavo. Nomen omen, che ti faceva i complimenti. Grazie, grazie. Sia fuori che dentro la cucina, dice. Va bene, grazie ancora. Dimenticavo Giuseppe Germinario di salutare. Ecco, bravo.
Poi c'è ancora Beppe, bella persona, molto professionale, sono convinto che farà molta strada. Grazie ancora. Quindi adesso andremo a togliere il coppapasta. Un gesto molto delicato. Andiamo a pressare bene il nostro tonno. Ok. Ok. Quindi iniziamo con le nostre decorazioni. Allora, ascolta Mauro, scusami se ti interrompo un attimo. Prima di continuare con le decorazioni, mi vuoi raccontare come hai creato tutto ciò che hai poi riposto all'interno di queste pipette? Sì, questa è una maionese di avocado, quindi andiamo a mettere il nostro avocado, lo peliamo, lo andiamo a montare con dell'olio, del limone e dell'aceto. Olio, questa... limone e aceto? Sì. Aceto di vino? Di mele, preferisco l'aceto di mele più delicato. Andiamo a creare questa emulsione, è una vera e propria maionese, però alla fine è vegana anche, quindi anche i vegani la potrebbero anche mangiare. Poi so che l'avocado fa molto bene. Sì, molto, molto, è molto salutare per, per il nostro organismo. E poi invece nell'altra pipetta... Qui abbiamo del gel di pomodoro, pomodoro fresco diciamo, molto di stagione. Poi abbiamo la nostra... Come l'hai creato? Sì, praticamente questo emulsionando il pomodoro con un filo di olio. Se a casa abbiamo della xantana la possiamo addensare. E deve essere una consistenza non troppo densa né troppo liquida, perché deve rimanere bene nel piatto, non si deve aprire. E infine? Poi abbiamo il nostro dressing alla pesca, che l'abbiamo fatto sempre con emulsionando la pesca pelata a filo, con le andiamo a mettere dell'olio, del succo di limone. Quindi avocado, sì, un piatto molto, molto fresco, pesca, estivo, sì. Tonno. Sì, sì, insomma, un piatto molto... tutti elementi che fanno bene, perché la salute passa dalla tavola. Certo. Ma poi elementi preziosi, il tonno tra tutti, e poi molto estivi. Sì, sono i nostri elementi, ma soprattutto mi fanno pensare ad una ricetta dietetica, salutare. È una domanda? Lo chiediamo subito, Mauro, è dietetico? Sì, il tonno è molto, non è tanto grasso, quindi va bene per tutti, per la dieta mediterranea soprattutto. Guarda che Carmen, di solito, questi sono gli assist di Carmen, eh? Ah, è un messaggio subliminale, giusto Carmen? Sì. Vai Mauro. Ok, continuiamo. Quindi andiamo a mettere la nostra maionese, creando dei puntini, degli spuntoni, li facciamo diciamo irregolari, dal più grande al più piccolo, proprio per creare una sorta di disegno. Ok. Tu lo sai che io ogni tanto faccio la monella, quindi parlo di ricetta salutare, poi ci aggiungi due calici di prosecco e hai rovinato tutto, perché insomma sappiamo che è calorico, però ci sta, dai, con il pesce il prosecco. Ma sì che ci sta. Proprio vannozze. Ci andiamo ad aggiungere la nostra favetta fresca. Cosa ci aggiungi? La favetta fresca, che è di stagione. Che meraviglia. Sì, cerchiamo di usare sempre prodotti freschi di stagione. Dove lo comunque metti? La nostra terra. Li mettiamo sulla tartare anche alla base. Comunque deve dare il tocco di colore e di croccantezza. E quindi io dopo, non parlo direttamente di me naturalmente, ma quando il commensale andrà poi a degustare questo piatto, cosa dovrà fare? Praticamente il cliente si divertirà proprio a creare lui il gusto, la giusta quantità di salsa, quindi creerà lui, è personalizzato proprio per lui, proprio per decidere la giusta quantità. Andiamo ad aggiungere del finocchietto selvatico. Ricordiamo che siamo in compagnia di Mauro Di Gennaro, che sta disegnando, creando. Sì, bisogna fare anche un po' i pittori. Dei fiori eduli. Quanto è importante, Mauro, presentare un piatto che sia
bello oltre che buono. È importantissimo, come dicevo prima, l'occhio vuole la sua parte, quindi già con gli occhi noi andiamo a mangiare il piatto, quindi è una cosa molto molto importante. Mi spiego perché ingrossiamo, Carmen? Sì, io penso che quello sia proprio il primo passaggio, quando dici me lo sono mangiato con gli occhi, quindi sì, comincia già tutta una fase, un processo che poi ti porta alla degustazione. Hai vera ragione. E propria. E salutiamo anche, non leggo benissimo il nome, scrive, ecco un altro dei tuoi quadri. Enza. Grazie. Alessio Di Gennaro. Ah, mia sorella e mio cognato. Alessandra Vinci, salve a tutti, saluto Carmen Martorana. Ciao Alessandra. Andiamo a mettere anche della sakura o delle erbe aromatiche che abbiamo a disposizione. Tanti complimenti per te, giovane chef. Poi domanderemo. Eccolo, Francesco Maria, ciao. Dicevi? No, stavo dicendo, io ho perso il conto di quanti siano gli chef presso lo Smeraldo. Lo chiederemo a breve al dottor Luciano Papagna, che sarà sempre ospite qui con noi. Nel frattempo la conta è cominciata con Rino, che è dietro le telecamere, che sta contando quanti ne sono. Ecco, Mauro, ci puoi aiutare? Quanti ne siete? Tantissimi. Siamo circa 6-8 persone, ecco, in cucina. Vedi? Dipende anche dalla stagione. Quindi adesso andiamo ad aggiungere il gel di pomodoro. Andiamo anche da 10? 10. Hanno dato il numero esatto, 10. L'accendiamo? Va bene. Sono 10. Che fai, Mauro? Sto mettendo del gel di pomodoro, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Andiamo ulteriore a dare colore al nostro piatto e sapore. Vedi con quanta cura. Bravissimo. Andiamo a mettere anche del crumble di pane per dare ulteriore croccantezza. Le nostre grigliette o corallo, proprio per richiamare l'habitat del tonno, quindi facciamo questi coralli. Come li hai realizzati? Questa non è altro che acqua, farina e olio fritta in una padella aderente bollente e andiamo a friggere proprio asciugando, creeremo queste grigliette molto okay. Particolare e molto bello da vedere. Quindi tutto ciò che io trovo nel piatto posso è tutto commestibile. Mangiare. Sì, okay. Tutto commestibile. Nel frattempo la nostra regia ha mandato nuovamente in grafica il cartello riassuntivo di quanto stiamo realizzando durante questo lunedì 15 giugno 2020, complice la presenza di Mauro Di Gennaro, che fa parte di questo grande team composto da 10 elementi all'interno delle cucine dello Smeraldo. Ed infine andiamo ad ultimare il piatto con il nostro dressing alla pesca, che questo lo possiamo fare anche davanti ai clienti. Ed è bellissimo come cosa, quindi andiamo. Vai che il nostro cameraman ti segue. Ad aggiungere proprio alla fine, all'uscita, questa salsina. A me piace tanto quando lo chef accompagna il piatto al tavolo, perché l'ospite molto particolare. Si sente importante e quindi vedi, da lui l'ultimo tocco alla ricetta. Bravo. Bravissimo. E questo Mauro. È il piatto finito. Bravo, bravo, bravo. Grazie. E provate anche voi a casa questo antipasto, devo dire piuttosto prelibato ma soprattutto piuttosto pregiato, altrimenti non vi resterà che recarvi presso lo Smeraldo. Mauro Di Gennaro fa parte di questa famiglia che ormai ci accompagna appuntamento dopo appuntamento all'interno del nostro format Casa Serena. Ecco a voi, stanno tra pochissimo vi mostreranno in tutto il suo splendore a 360 gradi quello che è il risultato finale. Carmen, dobbiamo assaggiare. Intanto ho mangiato con gli occhi, non so tu. ho cominciato a mangiare con gli occhi e poi assaggeremo davvero. Eh sì, perché noi a questo punto avremo un breve stacco pubblicitario che sarà necessario non soltanto per far accomodare il nostro dottor Papagna, giusto? Sì, giusto, qui con noi. Ma anche per assaggiare. Regia, allunga il tempo della pubblicità. Allora, complimenti a Mauro Di Gennaro. Grazie, grazie. Sei stato molto bravo.
Grazie ancora. Ti sei divertito? Tantissimo, noi ci divertiamo ogni giorno nelle nostre cucine dello Smeraldo, quindi ringrazio tanto il dottor Luciano per avermi dato la possibilità di lavorare con loro, è veramente un orgoglio. Quando vorrai sentiti a casa, grazie ancora Mauro Di Gennaro. Grazie a voi. Allora Carmen, così come detto, ora ci dobbiamo lasciare soltanto per qualche istante di pubblicità, poi avremo il dottor Luciano Papagna, lo Smeraldo, ormai è un nostro caro habitué nel salotto di Casa Serena. Anche perché abbiamo delle novità? Lo sì, chiederemo a lui. L'ho visto proprio entrare saltellando, te lo dico. Lo scopriremo tra pochissimo, prima pubblicità. Rientriamo subito dopo questo breve stacco pubblicitario, così come previsto. Andiamo immediatamente con la nostra meravigliosa Carmen a dare il benvenuto al dottor Luciano Papagna. Ben trovato. Grazie, grazie, grazie a e voi. Sono contenta sempre, perché ci è mancato lunedì scorso, quindi felicissimi. Grazie. Abbiamo ospitato Rino Loreto, Rino, che è un altro importante elemento del suo staff. Il nostro social. Ecco, e ci stavamo appunto chiedendo con Serena, ma quanti sono gli chef, visto che ogni volta lo staff è sempre nuovo, rinnovato, quanti sono? Allora, sono 10 in cucina, egregiamente guidati dal nostro executive chef Beppe Spadavecchia,
Poi ci sono 4 in pasticceria, guidati dal pasticcere Domenico Granito, che è stato anche qui lui presente. Poi ci sono tutta una serie di personale in una zona di filtro che chiamo office, cioè nella zona quindi dell'impiattamento che va fra la cucina pasticceria e la sala, e anche lì sono tantissimi, onestamente perdo anch'io il conto. Poi ci sono tutta la brigata di sala, poi ci sono la brigata degli esterni, gli uffici commerciali e amministrativi, addetti alla sicurezza, custodi, manutentori. Alla fine siamo 98 persone nel pieno ritmo, diciamo, lavorativo. Devo dire, è veramente una bella realtà, ma soprattutto perché è una grande famiglia. Faremo la festa dei 100, perché Manchiamo noi due, guarda, se ci uniamo noi due arriviamo a 100, abbiamo concluso. Certamente sì, con piacere. In maniera molto confidenziale mi sono permessa di dire che il dottore è entrato saltellando, ma perché ci sono delle novità? Sì, il dottor Papagna, ad onore del vero, è sempre sorridente. Sì, grazie. Sempre insomma propositivo e ottimista, per quanto il periodo fosse un po' di transizione. Allora, devo dire francamente è stato, lo è ancora per tanti, anche per noi, un periodo non bello, non facile, quindi non soltanto per il settore wedding, ma un po' per tutto ciò che riguarda l'economia in generale. È chiaro che io ho portato sempre una positività con me, proprio perché sono convinto che dopo ogni tempesta c'è sempre la quiete. Il problema è capire quanto dura la tempesta. Oggi, perché sono venuto proprio con più piacere, è sempre un piacere essere qui, ma oggi in maniera particolare, proprio perché vorrei, ecco, un attimino fare riferimento a questa ordinanza che è uscita il 12 di giugno, quindi pochi giorni fa, la 259 della Regione Puglia, che parla sia delle discoteche, ovvero dell'entertainment all'aperto, ma soprattutto del settore wedding. Chiaramente parla anche di tante altre cose, però è stato assorbito quel famoso protocollo che ne abbiamo parlato, della task force creata con me, il nostro presidente Michele Boccardi e alcuni colleghi di sale ricevimenti autorevoli della Puglia, più un tavolo tecnico che abbiamo collaborato, devo dire, per 30 giorni in maniera molto forte, con videoconferenze di 7-8 ore al giorno, ma tra l'altro devo dire anche con degli scontri in alcuni momenti, proprio perché la parte tecnica non si riusciva, ecco, lo devo dire, a sposare con la parte proprio wedding, cioè la parte quella proprio comunque costruttivi. Beh, sicuramente sì, no, io ringrazio, hanno portato dei risultati eccezionali. Devo dire anche la lungimiranza del nostro presidente Michele Emiliano e del professor Lopalco hanno portato anche ad emettere, a firmare un'ordinanza che fa, secondo me, guida e scuola in tutta Italia, quindi non è soltanto un fatto di Puglia. Dobbiamo soltanto capire, ecco, si parla di partenza dal 15 giugno, però francamente come strutture wedding noi personalmente partiremo dal 1 di agosto come Smeraldo, perché dobbiamo dare il tempo ai nostri clienti, a chi ha scelto di sposarsi nel mese di agosto e quindi ha confermato quest'anno e non il 2021, di poter inviare la partecipazione, avere la risposta, la promessa di matrimonio. Certo, c'è tutta una ci sono dei tempi tecnici, quindi certo. È chiaro che ufficialmente sì, siamo aperti, ma non è il ristorante alla carte dove tu apri e magari hai l'avventizio che passa e si ferma. Noi dobbiamo aspettare dei tempi tecnici perché è tutto preordinato. Quindi in questa ottica l'ordinanza, la 259 del 12 giugno, fa riferimento ad un elemento importante che ha un po' stravolto e anche sconvolto i clienti in senso positivo. Io devo dire che noi possiamo oggi svolgere dei ricevimenti di nozze normali con delle piccole restrizioni. Mi piace, ecco, dire questo, non diversi, normali con delle piccole restrizioni, ovvero per esempio non c'è l'obbligo della mascherina agli invitati. E questo era un elemento su cui tu più e più volte, esatto, hai posto l'accento. E abbiamo discusso tantissimo, perché nella ristorazione non c'è l'obbligo se tu sei seduto al tavolo, ma se ti alzi e vai per esempio in bagno oppure esci fuori a fumarti una sigaretta, nella ristorazione alla carte devi indossare la mascherina. I camerieri sì,
i camerieri la devono avere per forza, perché è un fatto tecnico, cioè noi adesso stiamo realizzando delle mascherine personalizzate, molto belle, particolari, nell'ottica proprio di quello che è la nostra struttura e del nostro marketing, e quindi avremo queste mascherine personalizzate, ma soprattutto sono delle mascherine che consentono ai nostri camerieri di poter lavorare anche nel periodo estivo, perché la mascherina non è facile tenerla, soprattutto quando si cammina tanto. Anche perché il cameriere entra negli ambienti, va certo, in cucina, ma anche esce, in sala. Va in sala. Ecco, preciso, in sala i camerieri avranno le mascherine, tutti gli altri no. La distanza, per esempio, fra il presentatore e gli invitati deve essere di 3 metri. Nel momento del ballo, cioè si può ballare, sì, si balla. È un altro aspetto importante. È certo, è questo, mi è venuto un brivido in questo momento, perché il ballo si può fare chiaramente sempre nel buon senso, io dico sempre, del cliente. Cosa che invece non era possibile, cioè no. Noi stiamo dando dei dati come se fossero acquisiti, ma in realtà si tratta di baluardi raggiunti esatto. Con diverso sacrificio, perché per coloro i quali non lo sapessero, per quei pochi, il nostro dottor Papagna fa parte del comitato certo. Tecnico scientifico che è stato creato ad hoc, esatto. Che lavora per un anno rinnovabile gratuitamente. L'abbiamo brava, grazie, perché no, qualcuno mi ha detto guadagnate i soldi, no, no, è tutto gratis. Tutto gratis. Esatto, grazie. Al fine di trovare delle possibili soluzioni. Esatto. E cammin facendo, sì, ballo. Sì, ballo sì. Tra l'altro ballo anche non alla fine, ma tra una portata e l'altra, cioè fra gli antipasti e i primi si balla, si ballerà 15 minuti piuttosto che 20, ma si balla, anche se il protocollo non indica il tempo, ma parla di un tempo congruo, e qui i tecnici sono stati molto chiari, hanno detto cercate di limitare a 15 minuti, ma dopotutto erano gli stessi spazi che noi davamo prima, dai 15 ai 20 minuti, è chiaro che nessuno vede il minuto in più in meno. Che si coordina la portata, ma che si coordina ballo, la portata, quindi... esatto, preferire gli ambienti esterni, quindi nella parte finale, da che mondo è mondo, si è sempre ballato fuori, tempo permettendo. Anche perché grazie a Dio lo smeraldo di... è grandissimo, ma c'ha tanti spazi, adesso stiamo ultimando la nuova piazza degli abbiamo agrumi. Abbiamo avuto una soffiata noi sulla piazza sì, degli agrumi. Sì, però non ci ha voluto dire tanto, chissà che il dottor Papagna... No, è molto bella, però mi riservo ecco, di rivederci qui, appena sarà completa, proprio per parlare delle nuove open space, piazza degli agrumi. Il viale degli Ulivi, il viale dell'amore, il gazebo mediterraneo, il gazebo degli anelli, cioè stiamo realizzando proprio tante cose che veramente sono molto molto belle. Ma l'hai è visto chiaro? Questo staff che Rino Loreto è subito arrivato a controllare se davamo giusto qualche notizia in più, ma guarda, noi sì, vogliamo sì, spoilerare no. Rino. Sono attenti. Dobbiamo spoilerare. Infatti devo dire io ringrazio ecco intanto Mauro Di Gennaro che è stato oggi qui a preparare un piatto meraviglioso, perché una tartare di tonno con tutta la frutta insieme, voglio dire, diventa veramente qualcosa di particolare. Però ecco, a prescindere da questo, mi piaceva ecco dare queste informazioni tecniche sì. della parte wedding, perché tante sono le telefonate, tante le curiosità, devo dire oggi in tantissimi aspettano proprio questa puntata proprio per capire ecco che cosa fare, no, del loro ricevimento di nozze. Sì, si può ballare, abbiamo detto invitati senza mascherina, i camerieri sì, i camerieri per forza, perché è obbligatorio che il cameriere debba diciamo ecco preservare l'invitato, perché poi chi indossa la mascherina, ricordiamoci, preserva l'altro e non se stesso. Quindi mascherine personalizzate, i buffet si possono presentare ma non farli in maniera classica, cioè non si può avvicinare l'invitato. È necessario che questo buffet venga servito a persona, quindi in maniera individuale. Il benvenuto, l'entrée fatto con dei finger o comunque delle monoporzioni, cioè bisogna cercare di evitare quelli che sono gli assembramenti. Okay. Il caffè, per esempio, se chi ha un bar o l'angolo caffè, non tutti gli invitati lì vicino a creare ressa, ma ci vuole un addetto che dia dei tempi e degli spazi, quindi tutti si allungherà di qualche scanditi. Devono essere dei tempi scanditi. È chiaro che la preferenza dei tecnici, devo dire, ed è giusta, è stata quella di mettere delle segnalettiche orizzontali, che noi non faremo, ma non lo farà nessuna struttura,
addirittura la cosa bella è che si parlava di mettere all'interno dello spazio ballo dei puntini neri dove poter stare le persone. Questo lo dico come aneddoto, come il ballo molto del bello. Esatto, come il ballo del mattone. Però alla fine effettivamente era un po' difficile fare questo. È chiaro che dobbiamo prediligere balli più individuali, per quanto devo dire il ballo lento si può fare senza problemi. Chiaramente noi non chiederemo se sono conviventi, sposati, amanti, non lo so, però insomma si presume che siano persone che vivono, normalmente vivono insieme, insomma ecco, questo è il concetto. Quindi gli sposi potranno fare tranquillamente il loro primo ballo e tra l'altro possono anche fare le foto di gruppo con i propri parenti senza l'uso delle mascherine. Questa è una cosa importante che io personalmente ho chiesto proprio al dottor Filippo Doro, che è riferimento, diciamo, Sian Asl Bari, persona eccezionale insieme a tutti quanti gli altri, e gli ho chiesto: ma le foto? E lui mi ha detto: beh, le foto si tratta di un minuto, cioè in un minuto non c'è la possibilità di un contagio. Vi ricordo che in questi giorni stiamo avendo nuovi contagi 0, 0, 1, 0, cioè parliamo di nulla, quindi nel periodo estivo il virus comunque si è attenuato tantissimo. Festeggiamo quanto prima. Esatto, quindi festeggiamo quanto prima, poi molti parlano in TV di ritorno del virus, ecco perché questo protocollo che è valido nel periodo emergenziale, che ad oggi è fino al 31 di luglio, se non dovesse il governo rinnovare il periodo emergenziale, dal 1 agosto liberi tutti, cioè nel senso si fa esattamente come si faceva prima, quindi neppure le mascherine per i camerieri. Io credo però francamente che questo periodo emergenziale sarà prorogato per ulteriori 6 mesi. È un mio pensiero, non prendetelo come adesso sì, fatto a sé, perché mi piace sempre essere un attimino attento e previdente. Io credo che lo proroghino fino al 31 di gennaio, perché si parla di un ritorno eventuale in inverno. E questo protocollo è stato realizzato proprio perché non abbiamo perso 30 giorni di tempo, ma lo abbiamo fatto proprio perché nel caso di un ritorno di Covid abbiamo dei protocolli da seguire. Ultima precisazione importante, il protocollo viene rivisto mensilmente, quindi quello che stiamo dicendo oggi vale per questo mese. Il 1 luglio il protocollo viene valutato in base alla curva epidemiologica. Deve essere sempre aggiornato. Mese per mese, non aggiornato. Diciamo, ecco, io sono convinto che varrà sempre. Però, ecco, il professor Lopalco è stato molto chiaro. Eventuali correttivi. Esatto, se dovessero esserci degli aumenti esponenziali, tipo un giorno si ritrovano con 500 nuovi casi, è chiaro che si blocca tutto, cioè certo, non è che cambiano il protocollo, bloccano da capo completamente, cioè c'è una seconda lockdown che sarebbe una distruzione per l'Italia. Quindi io questo non me lo auguro, non lo auguro a nessuno, e quindi sono convinto che nell'ipotesi in cui rimane un contagio di nuovi positivi nell'ambito di 0, 1, 2, 3, 5, 10, cioè stiamo parlando su 4 milioni di abitanti di nulla, è chiaro che questo è un protocollo che può essere tranquillamente utilizzato senza nessun problema. È chiaro, e concludo, che è facoltà dell'invitato comunicare, o meglio, ci sarebbe l'obbligo da parte dell'invitato comunicare lì dove dovesse sentirsi avere dei sintomi tipo febbre, stati influenzali, e in quel caso noi non dobbiamo chiamare il 118, l'autoambulanza, quindi vorrei rassicurare anche gli sposi in questo, no, ma è semplicemente invitato a discrezione e anche sotto la responsabilità civile e penale dell'invitato stesso, cioè dell'ospite, andare via e andare a casa. Cioè lui deve andare a casa, comunicare al medico di base, quindi la procedura normale che si dovrebbe fare solitamente, il buon senso. Ed è responsabile la persona, certo, quindi neanche gli sposi, neanche la struttura, perché se uno dice io rimango, beh, è chiaro che noi non siamo un organo di polizia, certo, né tantomeno siamo una struttura sanitaria. Noi facciamo wedding, ricevimenti, eventi, divertimento. Il buon senso vuole che questa persona sia un po' più distante dagli altri, che vada a casa, e comunque, ecco, cosa importante, la distanza interpersonale
nel wedding del metro, non è fra sedia e sedia, ma fra centro persona e centro persona. Quindi sei amici, cioè tre coppie, possono tranquillamente stare seduti al tavolo. Chiaro. Quindi questa è una cosa bellissima. Poi se è un nucleo familiare addirittura anche 10, perché se loro dichiarano di essere conviventi possono tranquillamente essere al tavolo senza problemi. Sto sorridendo, dottore, perché ecco, avete una professionalità pazzesca. Sto sorridendo perché ieri sera ho cenato al ristorante dei miei figli. Sono stati ospiti anche qua al Trappist 28 e mio figlio ha preso tutti i miei dati e mi ha fatto firmare. Cioè, ha fatto bene. Hai capito? Hai capito? Giusto. Ecco, anch'io sì. Quando entro in azienda al mattino ma penso che i dati mi misurano la temperatura. Però. No, ma ha fatto bene. Sì. Ha fatto bene ed è giusto così. Io quando vado in azienda allo Smeraldo al mattino, essendo parte tecnica ecco, dello Smeraldo, proprio un parere del dottore. No, mi misurano la temperatura. Perché è giusto, deve essere misurata a tutti, ecco, tranne gli invitati, dove è facoltativo, noi non la misureremo perché non vogliamo dare l'impressione di entrare in un ospedale, insomma. Chiaro. Però tutti quelli che sono lavoratori, fornitori, devono obbligatoriamente essere sottoposti alla misurazione della temperatura, addirittura vi darò un particolare che è scritto proprio nel protocollo, in maniera congiunta. Che significa? Non uno, ma devono bensì essere due persone che devono verificare la temperatura. Questo proprio a maggiore sicurezza del fatto che ci deve essere fra i 50 camerieri uno cameriere scelto con chi misura la temperatura, proprio a dimostrazione del fatto della veridicità e della onestà di quello che stiamo facendo. Quindi annotata la persona, misurata la temperatura. Poi la persona va al lavoro, se nota dei sintomi deve comunicarlo ad un preposto, perché deve essere nominato un preposto Covid. C'è una persona che all'interno della struttura deve verificare che non ci siano assembramenti fra il personale, che devono mantenere comunque nonostante tutto le distanze. È chiaro che noi abbiamo un problema, io questo l'ho sottoposto, di impiattamento, avete visto? Qui ne prepariamo uno di piatti, però prepararne 100 significa avere più persone che non possono essere a 5 metri uno dall'altro. Quindi mascherina e visiera, quindi mascherina e visiera contemporaneamente proprio per evitare qualunque tipo di contaminazione dovuto ai droplet, cioè ovvero alla saliva che dovesse eventualmente uscire nel momento in cui magari si parla, esatto, nelle trasmissioni aeree. Quindi ha fatto benissimo Carmen tuo figlio, ecco. Gli faccio i complimenti, bravo, perché è veramente, è così, è giusto, perché in giro si vede di tutto, in giro parlo negli ambienti pubblici, assembramenti, ragazzi, persone che bevono senza mascherine. Allora qualcuno ci dice ma come, ma nelle zone, nelle ville comunali c'è... E lo so, ma ragazzi, noi abbiamo delle attività e dobbiamo rispettare le regole. È giusto. Poi giusto. Se uno vuole fare delle cose fuori regola, che lo faccia pure assumendosi tutte le responsabilità. Considerate che lì dove non dovesse essere applicata la norma c'è la chiusura della struttura dai 5 ai 30 giorni, oltre multe che vanno dai 400 ai 5.000 euro. Quindi per un imprenditore significa un danno notevole. Ma anche di immagine in qualche modo. D'immagine tantissimo. Perché io, per quello che mi stai dicendo, io come sposa o come persona che mi devo recare per festeggiare presso la struttura che in questo momento rappresento o presso qualsiasi struttura, certo, di wedding, certo, mi sento tutelata. Chiaro. Vengo con serenità e con tranquillità. Ma infatti, brava Serena, mi hai dato ecco questo punto che è fondamentale. In questo momento mai le strutture da wedding sono state così sicure. Quello che noi oggi riusciamo ad offrire al cliente ancora una sicurezza in più. Non dimentichiamo che proprio questo inverno passato ci sono stati meno contagi, meno morti per influenza rispetto agli anni passati. Perché? Perché comunque l'influenza è stata, diciamo, contenuta dal fatto di aver diviso le persone, è vero. Quindi meno assembramenti, lockdown, eccetera, giusto, eccetera. Nel momento in cui io vado ad utilizzare al personale la mascherina e la visiera, io vado anche ad eliminare quelli che potrebbero essere anche altre tipologie di virus, magari uno gastroenterico che potrebbe contaminare un piatto. Quindi
Oggi le strutture sono estremamente sicure, molto più sicure del passato. Io infatti quando penso un po' al passato e penso a me stessa, ai miei modi di fare, ecco, noi veramente abbiamo cambiato il nostro modo di fare, perché a volte penso, ma come facevo prima, che magari toccavo qua e là, poi mi toccavo il viso, gli occhi, i capelli, non so. Adesso veramente abbiamo cambiato le nostre abitudini, sì, più consapevoli, e avremo tutti un'igiene veramente corretta. Un'igiene corretta, una disinfezione degli ambienti soprattutto, la disinfezione anche dei banchi di lavoro, che si è sempre fatta, certo, lo devo dire francamente, tutte le strutture, quelle più importanti, più autorevoli, l'hanno sempre fatto, ci mancherebbe altro. Però oggi lo facciamo anche con prodotti che vanno a colpire anche la parte virale, cosa che prima invece era soltanto rimarranno per sempre. Io francamente devo dire, anche in assenza, e qui lo dico anche alla presenza dei miei collaboratori, anche quando finirà proprio definitivamente il Covid, manterrò l'uso delle mascherine durante l'impiattamento e della visiera, perché questo ci dà una maggiore sicurezza nel momento, chiaramente non della giornata intera, ma dell'impiattamento, cioè della manipolazione, chiaro, dell'alimento. È chiaro che oggi devono tenerla sempre. Non è facile, devo dire francamente, non è facile essere fuori a 40 gradi con la mascherina, camminare, servire il cliente. Devo dire, c'è un affaticamento della respirazione. Noi abbiamo fatto già delle prove, dei test con i camerieri, con le mascherine chirurgiche, che sono quelle più leggere, e devo dire francamente, respirando anidride carbonica, avevano anche dei giramenti di testa dopo circa 20 minuti. Quindi dobbiamo capire bene, anche le pause ci servono proprio per anche aumentare questo momento di respirazione all'aria aperta. Aria pulita. Infatti uno degli elementi anche che prevede il protocollo e le linee guida è l'assoluta eliminazione dell'accensione delle barriere d'aria, perché bisogna tenere gli ambienti quanto il più possibile areggiati, al chiuso parliamo, e soprattutto l'utilizzo delle unità di trattamento aria, cioè prendere l'aria esterna, immetterla all'interno e i condizionatori far funzionare non con il ricircolo d'aria, ma farli funzionare con l'aria esterna. Magari saranno un po' meno freddi, però sicuramente più sicuri sotto l'aspetto igienico, ma soprattutto daranno la possibilità a chi vive l'ambiente e chi sta lavorando e chi si sta divertendo di avere un ambiente più igienizzato, francamente, salubre. Sano e salubre. Quanto più salubre possibile. Io ti ringrazio. Grazie a voi. Io tantissimo. Voglio entrare nel merito di quel protocollo che è fatto veramente di tantissimo sacrificio, di tantissime pagine, ancora ed ancora. Per cui torna. Grazie. Mi raccomando, sta grazie, casa. Grazie, con immenso piacere. Grazie. Anche perché staremo ore proprio a sentirti. No, io ho cercato di sintetizzare, ma veramente tanto perché c'è ancora tanto da parlare, c'è ancora tanto da valutare. È chiaro che lo farò volentieri. Se voi avete il piacere di ospitarmi il prossimo lunedì, certo, io sarò qui con noi voi. Noi siamo qui, e allora verrò. Lunedì prossimo sarò qui con voi, così avremo modo di sbrogliare ulteriori interrogativi. Esatto, interrogativi. Benissimo. Grazie, grazie mille, dottor Papagna. Grazie a voi, grazie. Grazie a tutti i telespettatori di Teleregione Color. Cara Carmen, ora dobbiamo andare in pubblicità, poi abbiamo un momento magico, io so che ti piacerà tantissimo. Lascio la sorpresa anche ai nostri amici a casa. Seguiteci.
E così come anticipato, siamo sempre qui subito dopo il rientro dalla pubblicità in compagnia di un terzo innesto, un nuovo amico di Casa Sereno, un nuovo amico di Teleregione. E così, Carmen? Sì, allora io sono particolarmente felice di presentarti questo nostro amico perché ci parlerà di benessere, ci parlerà di un rituale, poi lui ce lo dirà, e quindi di tutto ciò che associa mente, anima e corpo. Allora, ti presento Daniele Ancona, il rituale del massaggio, centro discipline olistiche di riequilibrio posturale ed energetico, trattamenti personalizzati. Lui ha un centro molto particolare perché è ricavato in un trullo nella Valle d'Itria, sì, nel cuore della Valle d'Itria, precisamente a Martina Franca. Allora, ha cominciato il suo percorso personale nel mondo del benessere con scuole come la EMI, ARS Mediterranea e Diabasi. Poi ha appreso le tecniche di massaggio olistico, sportivo, decontratturante, thailandese, riflessogeno plantare, posturale. Quindi ha aperto poi il suo centro nel 2013, ma ha anche avuto esperienze molto importanti dove si è arricchito, tipo la Spa di Borgo Ignazia. La salutiamo e la citiamo perché ovviamente è un po' il fiore all'occhiello della nostra Puglia, dove tante celebrity si recano. Quindi appartiene all'associazione italiana Orto Bionomi. Sì, quindi attendo. Ecco qui Daniele Ancona. Sei tu Daniele Ancona, sì. Tutto questo sei tu. Tutto questo, insomma, diciamo che poi tutti, io sono del parere che tutti i corsi di formazione che un operatore, un massaggiatore, un fisioterapista, qualunque sia la figura professionale faccia, vanno tutti visti non come singoli trattamenti, come singole tipologie, ma servono per vanno ad arricchire il bagaglio culturale del professionista. Quindi poi l'obiettivo, soprattutto quello che mi sono posto io diciamo per il mio centro, è quello di mettere insieme ciò che ho appreso durante questi anni per creare dei trattamenti personalizzati, perché poi questo è, diciamo, l'obiettivo. Poi ovviamente riesco anche, se una persona ad esempio viene, mi contatta per un rilassante, chiaramente facciamo un rilassante, andiamo sul classico, però preferisco sempre fare una sorta di introduzione iniziale, quindi una presentazione dove l'ospite, questa è un'altra cosa a cui ci tengo, in genere preferisco chiamare ospiti le persone che vengono nel mio centro e non clienti, perché mi sembra un po' commerciale. E quindi faccio prima, diciamo, una conversazione dove appunto l'ospite mi spiega quello per cui è venuto da me, e poi cerchiamo di adeguare il trattamento giusto, il trattamento mirato sulla base delle esigenze dell'ospite, insomma. Mentre tu parli, Daniele, sì, noi vediamo delle immagini, sì, che ci danno idea del luogo in cui tu operi, sì, giusto? Sì, in questo, sì, senso, con il tuo rituale del massaggio. Sì. Diceva giustamente la nostra Carmen, all'interno di un trullo. Esatto, è un trullo di proprietà familiare, e quindi l'idea abbastanza, sì. L'idea è venuta fuori quando ho iniziato questo percorso di scuole per i massaggi, per i trattamenti. Poi mi è venuta l'intuizione per poter creare qualcosa di originale, di unico nella zona, soprattutto anche perché la Valle d'Itria, come ben sapete, insomma, è una terra abbastanza magica, proprio a livello energetico è molto forte. E quindi, poiché la mia famiglia possedeva questo trullo, ho deciso di attivarmi e creare all'interno questo punto di incontro, punto di riferimento, diciamo, per la Valle d'Itria. E quindi lavoro giornalmente con ospiti locali, con ospiti della zona, però d'estate diventa quasi un, appunto dal nome poi, quasi un rituale, perché gli ospiti che ho, che vengono d'estate, spesso sono persone che abitano al nord, che hanno qui la loro villeggiatura, la loro villa, no? Quindi ogni anno che tornano dicono: non possiamo mancare a questo appuntamento, dobbiamo venire da te, perché ormai è diventato un rito, appunto un rito. Il turismo del benessere. Turismo del benessere, che purtroppo ha subito un
colpo anche da questa situazione, però credo che proprio per questo motivo ho deciso, soprattutto quest'anno, di rituffarmi appieno per cercare appunto di reincentivare di nuovo questo lavoro, perché proprio nei momenti di difficoltà, se si semina bene, poi possiamo raccogliere nel futuro, quindi è il momento giusto per ripartire. Daniele, la nostra Carmen ti conosce con dovizia di particolari, ha indicato quelle che sono le tue caratteristiche. Io ti conosco in questo momento, però sbaglio se dico che la caratteristica principe del tuo lavoro quindi è l'unicità? Sì. Giusto? Sì, l'unicità, l'autenticità e l'originalità. L'originalità, sì. Ok, sì. Giustamente Carmen ha detto Daniele Ancona, rituale, il rituale del massaggio. Sì. Quindi dietro tutto il tuo concept, la tua mission è quello proprio di ricreare un vero e proprio rituale? Sì, rituale per un paio di motivi. Il primo, quello che dicevo prima del discorso di chi ritorna, che mi dice ogni anno è un rito, quindi un po' questo. Però questo è successo dopo, già in corso d'opera. L'idea iniziale era quella appunto del rituale inteso come una serie di accorgimenti in quanto operatore olistico del benessere. Appunto noi siamo figure che cercano di guardare l'essere umano non come un ammasso di muscoli e scheletro, muscoli e tutti gli apparati, ma come una totalità di diversi corpi che sono il fisico, l'emotivo, il corpo energetico e il corpo, diciamo, aurico, che è quello che ci circonda. E quindi il rituale, nel senso che faccio tutte quelle attenzioni, l'uso delle candele, l'uso dell'olio giusto, la musica giusta, il discorso introduttivo iniziale dove cerco di andare incontro alle esigenze dell'ospite, quindi tutta una serie di attenzioni che diventano quasi come un rituale da dover percorrere per arrivare all'obiettivo finale, che è quello del relax e del benessere. Ma poi soprattutto, se io dovessi chiederti chi è l'operatore olistico, una delle cose principali che rientra un po' nelle tue mansioni è quello di far capire qual è il corretto stile di vita, e questo sì, è importantissimo. Sì, chiaramente l'operatore olistico, lo dico chiaramente perché a volte si cade in errori o in fraintendimenti, l'operatore olistico non è né un medico, non è un estetista, quindi è una figura che si è formata attraverso scuole che hanno un approccio naturale, quindi scuole di medicine naturali, scuole di, diciamo, che prendono spunto dalla medicina cinese. Una formazione approfondita sulla fisiologia del corpo umano, ma chiaramente dobbiamo sempre fare attenzione a non sfociare in quelli che non sono i nostri campi, e d'altronde è quello che facciamo. Poi quando succede, ad esempio, una persona che ti contatta perché problemi di deambulazione o ha subito un intervento, ha bisogno di determinate tipologie di tecniche, chiaramente siamo noi a indirizzare dal fisioterapista o da chi si occupa di questo, però è giusto precisare questo. E quindi noi lavoriamo sulla totalità, però facendo riferimento a discipline naturali. Quindi questo ci diciamo che questa è una concezione che fino a qualche anno fa non veniva ben compresa. Invece ultimamente c'è una particolare attenzione verso, esatto, il considerare l'essere umano, sì, a 360 gradi, sì, quindi non semplicemente, come dicevi tu, con una testa che si attacca tramite il collo alle spalle, sì, sì, su cui bisogna intervenire perché magari c'è questo dolore piuttosto che altro, ma ripristinare l'equilibrio a 360 gradi, esatto, giusto? Sì, perché sì, se sì, probabilmente c'è il dolore qui, c'è qualcos'altro. È corretto quello, esatto, che dico? Sì, tutto il nostro corpo è una serie di collegamenti che vanno oltre al discorso prettamente fisico, vanno anche sulle nostre emozioni, sui conflitti interiori che possiamo vivere, paure, e che tutti viviamo, perché è normale che sia così. Lo stress anche. Lo stress, sì, che è una parola che ormai è sulla bocca di tutti. Chi non è stressato, chi per un motivo, chi per un altro. Chiaramente l'importanza del nostro ruolo ed è il messaggio che vogliamo far passare poi
ai nostri ospiti, ai nostri amici, è quello di ascoltarsi un po' di più. Nel senso, non ascoltarsi nel senso proprio di sentire, di udire con le orecchie, ma cercare di percepire se stessi, creare una consapevolezza di sé maggiore per poter subito capire se c'è qualcosa che non va, se ci sono degli aspetti su cui lavorare, insomma. Ma sai, Serena, io che sono una patita nella conoscenza dietro le quinte, ho detto a Daniele che spesso la sera ho dolore ai talloni, magari c'è anche qualcuno a casa che ci ascolta. Ha subito individuato il punto dicendomi: avrai sicuramente un problema alla colonna vertebrale, perché mi ha detto proprio alle vertebre, uno schiacciamento fra la quinta lombare e la prima sacrale, che comunque va ad incidere, pensa un po', sul dolore al tallone. Io infatti sono rimasta, perché me l'ha detto lui che hai questo problema alla colonna vertebrale, che è vero. Sì, sì, sì. Perché tutto dialoga. Esatto, esatto. Poi in particolar modo sul nostro piede troviamo tanti punti riflessi che, stimolati, vanno ad agire direttamente su determinati organi o determinate strutture, quindi sullo scheletro, sui muscoli. Però nel mio caso io lavoro con una riflessologia plantare che si occupa principalmente del discorso antistress, antiansia, perché la riflessologia plantare fatta dai riflessologi diventa poi una vera e propria terapia, perché si va proprio a stimolare gli organi con un trattamento molto lento, molto delicato, sempre per gradi, e si va proprio ad agire sugli organi. Però questa si tratta proprio di terapia vera e propria, quindi la lascio a chi... Io mi occupo semplicemente del relax, chiaramente andiamo a lavorare su determinati punti, organi, zone della colonna, però senza la presunzione di andare a fare una vera e propria terapia. Però gli effetti poi alla fine sono quelli e non si va da nessuna parte. La nostra Carmen diceva corretto stile di vita. Esatto. Che cosa vuol dire per te corretto stile di vita? Ecco, è un discorso ampio. Il corretto stile di vita va dall'alimentazione, che è proprio la base su cui il nostro corpo fonda la sua esistenza, quindi ciò che poi il nostro corpo brucia per poter sopravvivere. Quindi l'alimentazione, l'alimentazione è anche vista dal punto di vista delle emozioni, quindi ciò che ci nutriamo, ciò di cui ci nutriamo dall'ambiente, da chi ci circonda. E poi il movimento, quindi l'attività fisica, che va sempre incentivata, deve essere sempre messa al primo posto, perché il trattamento manuale di una figura professionale a cui ci si rivolge ti può dare una mano, però serve a farti capire poi quali sono le problematiche su cui devi andare a lavorare, ma devi essere tu poi a fare il passo e quindi ad attivarti e ad andare a fare le varie discipline per arrivare poi al benessere a 360 gradi. Adesso sono io che faccio una domanda a Serena. A me? Perché, ma io sì, non c'entro nulla. No, stai attenta, perché nel dirti i trattamenti che Daniele esegue, sì, tu me ne scegli uno e lui ce lo spiega. Facciamo questo gioco. Allora, pensa quanto sono interessanti. Lui esegue trattamenti, rituale personalizzato posturale energetico, sì, rilassante, decontratturante, l'aroma massaggio sportivo, rituale di coppia in contemporanea, riflessologia plantare, antistress. Quale mi scegli, cara Serena? Antistress! Anche il discorso della decontrazione è fondamentale, molto importante, perché se siamo contratti, ad esempio, sulla parte addominale, si vengono a creare anche quei dolori, per cui tu non ti riesci a spiegare il perché mi fa male qui piuttosto che qui, ti prendi, ti imbottisci magari di medicinali, giusto Daniele? Esatto. Pensando di poter risolvere il problema, risolvi il sintomo, ma non risolvi la problematica. È quello a cui ormai la società si è un attimino indirizzata, quello di andare sempre al sintomo, quando in realtà, cioè, è ovvio che nel momento in cui sei impossibilitato, devi lavorare, non hai un mal di testa fortissimo, hai un dolore fortissimo, ricorri alle soluzioni, ma vivere per o vivere in base a e grazie a
quella situazione non va tanto bene. Quindi bisogna andare sempre all'origine, alla causa di quelle che possono essere problematiche. Chiaramente il discorso del decontratturante statisticamente, per quello che mi capita di vedere tutti i giorni, la gente ha spesso contratture intorno alle scapole, sui paravertebrali. Cervicale, Daniele. Poi il discorso cervicale è sempre quello su cui, perché è una zona su cui spesso si concentrano tutte le tensioni. Poi le spalle d'altronde rappresentano, diciamo, il peso delle nostre responsabilità, no? Quindi chiaramente, essendo tutti presi spesso da tanti impegni, abbiamo spesso bisogno di sciogliere. Come se fossero delle colonne. Esatto. Giusto? Comunque, è una colonna portante. È incredibile il nostro feeling, perché ti giuro avrei scelto lo stesso trattamento e lo confermo perché avevo parlato prima proprio del dolore ai talloni, quindi la riflessologia plantare l'avrei scelta anch'io. Prima il nostro regista ha mandato un'importante schermata che riguarda il servizio trattamenti a domicilio. Pensa sì. un po'. Sì, sì. Questo, eccolo. Sì, è una forma che ho voluto adottare per poter andare incontro alle esigenze dell'ospite. Quindi quando una persona vuole stare comodamente a casa e non si vuole spostare per una serie di motivi, vado io e porto tutta l'attrezzatura occorrente. Chiaramente ricreiamo un ambiente rilassante anche nella propria casa, nella propria villa. E si cerca di soddisfare le esigenze del cliente. Tu sai già ovviamente, dove voglio arrivare, Serena? Certo che lo so, per questo. Ovviamente se venite da me è tutto un altro discorso, perché noi operatori olistici ricreiamo proprio l'ambiente giusto, quindi già entrando anche i profumi, sai, giusto? Esatto, sai già quello che io ti aspetta. Io ho il naso che funziona alla grande, quindi benissimo. Entrare in un ambiente che mi avvolge, con una serie di aromi, voglio dire, già mi inviti a nozze. Quindi bisogna prenderti per il naso, diciamo. Eh sì, bisogna. No, ma anche perché tutto riconduce alla sede, al rituale del massaggio, perché una cosa che mi ha colpito della sua presentazione è proprio questa. Daniele dice: l'energia delle alcove in pietra mi ispirò tanto da spingermi ad approfondire attraverso il Reiki, che ora ci spieghi che cos'è, la conoscenza dello strato energetico che tutto muove. Sì, sì. Il trullo, se si va a vedere un po' la storia dei trulli, è un edificio particolarmente forte a livello energetico, proprio per il discorso della sua forma a cono, quindi a spirale, quindi fa convogliare questo movimento che diciamo collega l'alto con il basso, che spesso ritroviamo in tante figure. Addirittura venivano utilizzati i trulli, venivano i coni, venivano messi tutti vicini, tutti tipo agglomerati di coni, proprio perché quando non c'erano i sistemi di comunicazione che abbiamo adesso, attraverso il suono che la gente emetteva, riuscivano a far passare il suono attraverso questi coni, e quindi si comunicava, era un mezzo, diciamo, di comunicazione. Poi c'è tanto sui trulli da poter scoprire, però nel mio caso tante persone anche che venivano mi dicevano: questo è veramente un posto veramente magico, dal punto di vista energetico. E questo mi ha fatto sì di andare avanti e approfondire diverse tecniche, quindi il Reiki. E poi mi sono concentrato di più su un'altra disciplina che adesso sto ancora studiando, che si chiama Ortobionomi, che è appunto una disciplina di riequilibrio posturale ed energetico. E insomma, Daniele, si va sempre avanti con la formazione. Io voglio saperne di più, quindi devi tornare. Certo, certo, ritornerò se volete, posso ritornare già lunedì prossimo, così vi faccio vedere. Ma come dirti di no, Daniele? Sei assolutamente confermato per lunedì prossimo, grazie mille per la tua presenza. Grazie a tutti i telespettatori di Teleregione. Io spero grazie di aver affascinante questa Io presenza. Spero di aver fatti 5 in maniera virtuale. Volta. Ok, benissimo. Grazie mille Carmen, noi ci rivediamo sempre lunedì, giusto? Sì, giustissimo, sempre con una puntata interessante, vi aspetto. Grazie. Questo programma è stato offerto da